chiamo Villa Vittoria. Favola con i personaggi della Tosca di Giacomo Puccini. Eccomi! Cosa c'è da gridare? Sei tu! Certo che sono io! Che ti aspettavi che arrivasse, Madama Butterfly? Avete fatto la merendina? Il paniere intatto! Come intatto? Con tutto quel ben di Dio non avete mangiato nulla! Dov'è Vitellio? Pozzo, nel giardino! E cosa mai ci fa nel pozzo del giardino a quest'ora? Qualcuno va a chiamarlo! È l'ora che gli si cambi il catetere! Un ciambellano sia pure ora in traccia! Addirittura un ciambellano? Abbiamo soldi da sprecare, eh? Quando lo si trova, per piacere, fate con modi gentili. Sapete che purtroppo non c'è più con la testa. Spoletta è giunto! Allora? Lo avete trovato? Alle nostre ricerche egli rideva. Beh, c'ha ben poco da ridere, eh. Ora dobbiamo togliergli il catetere, mi raccomando, fate piano. Tutto, certo. Che volete, lasciargli un pezzo dentro? Non si può, bisogna sostituirlo con uno nuovo. Sapete, la prostata non gli funziona più tanto bene. O gli si mette il catetere o il panolone. Io l'ho visto. Cosa? Non se ne parla nemmeno. No, non è una cosa per signore questa. Allora, voi tre lo prendete ed io gli tiro fuori il tubo. Siete pronti? Oh, è inutile. No, non è inutile. Se non glielo si cambia, poi non fa pipì e si gonfia come un pallone. Uffa, quante storie! E va bene, allora gli cambiamo solo il sacchettino. Vittorio! Vittorio! Dai, vieni qui. Non ti facciamo nulla, su. Cambiamo solo il sacchetto. Dai! Puoi continuare a giocare col tuo amichetto Mario. Basta che non vi fate male, perché quando giocate voi due finisce sempre a fucilate. È svenuto. E la Madonna! Che fifone! Davanti a lui tremava tutta Roma. Una volta sì, ma adesso è lui che trema. Ce le ha tutte, poverino. Prostata, Parkinson, demenza, incontinenza. Per non parlare poi della dentiera, quando si dimentica di metterla. Sono di quei sbrodolamenti. Al violenza! Ma no, ma che violenza! Sapete, quando gli prendono le sue mattane e di notte esce perché crede di essere ancora il grande Vitellio Scarpia, lui, il potente, e va in cerca di donne. Sapeste quante figuracce fa? Per questo dobbiamo sempre stare allerta. Quella è l'unica che ancora se lo fila. E non si sa come né perché. Dato che ormai chissà come farà lui a non farle capire che non funziona più. Occorre simular. Oh! Vitellio, sei rinvenuto. Bene, caro. Come stai? Ehi, non essere mica sgarbato con me, eh? E nemmeno con i tuoi amichetti, che sono gli unici che vengono a trovarti ancora, dopo tutto quello che hai combinato. Sì, si prepara l'ora del purgante. Vieni, Vitellio, devo darti la suppostina. Quest'uomo fido provvederà.
Oletta, chiudi! Come facemmo del conte Palmieri? Ma insomma, sono io la tua badante e certi lavori dovrei farli solo io. Va! Va bene, usciamo. Guarda Spoleta di non sbagliare su postine. Quelle con la X per il cavallo di Vitellio. Quelle con la Y sono per Vitellio. Capito? Ho ben compreso. Lo spero bene. Domani deve essere in forma perché lo portiamo a fare una gita. Civitavecchia! Oh, ma sei fissato con Civitavecchia, eh? Va bene, vada per Civitavecchia. Vai adesso a farti dare la purghetta da Spoletta. Aiuto! Aio! Aio! Spoletta, cos'hai combinato? Come Palmieri. Idiota! Palmieri era un cavallo da corsa, un puro sangue! Gli hai dato la supposta con la X? Sì. Che imbranato! Gloria! Vittoria! Cosa c'è, Marietto? Vuoi la suppostina anche tu? Maledetta! Uè! Ma cosa sono queste parolacce? Stai attento, Mario, che te la metto di nascosto nella minestrina. Allora sì che dovrei correre. Mamma mia, non si può nemmeno guardare il tuo Mario, eh? Adesso però mi avete veramente stufato. Mi licenzio. Trovatevene un'altra. Io me ne vado. No, non serve dire nulla. Non accetto scuse da nessuno. Tira! È tutto pronto, eccellenza! Ho capito. Lasciamo perdere anche questa volta. Mi fate sempre arrabbiare, ma poi... vi voglio bene, discolacci! Su! Su che vi metto a nanna. Ma niente fiaba stasera, perché mi avete fatto arrabbiare. Ma certo che vi perdono, su... sua nanna adesso. Ninna oh, ninna oh, la Toschina chi la do, la daremo a Cavaradossi, con il quale salta i fossi. La daremo al buon Vitellio, che poi va di bene in meglio. La daremo a Spoletta, e chi più ne ha più ne metta, la daremo pure a Sciarrone, anche se è un po' pirlone. Buonanotte, amici cari. Questa è una storia di fantasia per far sì che tutto sia bene ciò che finiva male. In fondo, come dice un altro personaggio di un'altra opera, ma non di Puccini, tutto nel mondo è burla. Perdonate quindi Vittoria che vi ha raccontato questa favoletta prendendo a prestito personaggi e voci di un'altra opera lirica. Un bacio a tutti e buonanotte.